parte, si sa, ogni tanto offre a culture lontane occasioni imperdibili di incontrarsi e gareggiare. Nel calcio è proprio questa la competizione che annualmente riflette questo spirito e permette alle migliori società del mondo di affrontarsi nel corso di un evento elitario. Il torneo è di certo breve, è fatto di rapidi scontri diretti, ma il tempo a disposizione sarà più che sufficiente a misurare lo stato di salute del calcio nei diversi continenti e infine a incoronare il club più forte del pianeta. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Negli anni passati, tornei come questo sono stati testimoni di un nuovo avvicinamento di culture e principi calcistici differenti. Io francamente spero che questo si ripeta anche stavolta. Sì Fabio, il livello sembra migliorare ad ogni edizione. Gli standard calcistici stanno aumentando, specialmente fuori dall'Europa e dall'America Latina, con questi due attori principali costretti ad alzare il proprio livello per rimanere competitivi. Spero perciò che questa tendenza continui. Forse nel prossimo futuro vedremo emergere un'altra superpotenza nel mondo del calcio. Eccoci, si comincia. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Secondo me Arturo Vidal. Il cileno è probabilmente uno dei centrocampisti più completi al mondo. Ha veramente tutto, velocità, tecnica, potenza e soprattutto senso del gol. Non si fa mai trovare impreparato quando la palla arriva dalle sue parti all'interno dell'area di rigore avversaria. Hai ragione, se gioca come sa il suo contributo potrebbe essere determinante. La mette in mezzo, incornata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Scodella in avanti. Beckham scatta verso il pallone. Arriva Cristiano Ronaldo. Beckham. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Bergomi. Scholes. Zico. Adriano. Gioca una palla lunga. Hakimi. Matuidi. Tevez. Scatta verso il pallone. Zico. Maldini. Pallone morbido verso la fascia. Lancio lungo del portiere. Fernando Torres. Ora Del Piero, si libera la grande, Del Piero dentro il pallone, la gioca sulla destra, scatta verso il pallone. Matuidi, e il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0, alza la palla in profondità verso un compagno. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Beckham. Decidono di giocarla all'indietro.
una scivolata abbastanza dura. Ronaldinho, ecco il filtrante, ma qui bella parata, che salvataggio da parte del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui, intervento pregevole. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Tocco preciso. È in posizione per il cross. Nedved. Ecco il filtrante per Matuidi. Brutto. Ronaldinho. Ha messo alla prova il portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Umtiti ha capito tutto. Nedved. Vidal. Roberto Carlos. Tenta da lontano. Tiro del tutto fuori bersaglio. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Scholes appoggia il pallone largo con eleganza. Nedved. Si sta giocando da mezz'ora. Hakimi. Ecco Tevez. Occasione da rete. Lungo passaggio in avanti. Zico sulla destra, palla a Beckham, la gioca in profondità, ha spazio sulla fascia, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Calcio di punizione per la Juventus. Vidal, pallone lungo in verticale, scatta verso il pallone. Casillas interviene comodamente. Contrasto molto deciso. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Salva Casillas. Ottima la parata del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Adriano. Errore che potrebbe metterli nei guai. Scholes. Xavi decide di allargare il gioco. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Roberto Carlos recupera un pallone importante.
Non possono tenere palla all'infinito se vogliono rendersi pericolosi. Matuidi. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. E iniziano i secondi 45 minuti. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica, devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Roberto Carlos. C'è il dai e vai. Matuidi ci prova. E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Titi. Roberto Carlos. Vidal. Nedved. Ronaldinho. Vidal. Beckham. Di forza. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Matuidi. Ronaldinho. Vidal, bella apertura, la mette sulla sinistra. Cross, va di testa, completamente fuori misura. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Vidal. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Può colpire. Gli lega la gioia del gol, che parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Va via in profondità. Tenta di calciare. Salva Casillas. È stato splendido l'intervento del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Titi prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Dybala. Paolo Dybala. Il suo pallone è morbido. Ottimo intervento. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto dei... Tenta. Hanno provato ancora dalla distanza. Tiro da fuori è un'ottima soluzione contro la difesa chiusa, ma devono cercare di essere più creativi, avere alternative a questa soluzione. In questo momento la loro azione è troppo ripetitiva. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Cristiano salva Casillas. Allontana il pallone.
Nedved sul pallone. Avanza verso la... Nedved! Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Ecco Dybala. La mette in avanti. Posizione regolare. Ecco il tiro. Sì, è gol! Hanno colpito quando ormai non se l'aspettavano più. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Ha avuto subito un grande impatto sul cuore. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Un gol del vantaggio davvero pesantissimo. Zico! È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Qui cercherà il tiro. Prova a sfondare centralmente. Sbattono ancora contro la difesa. Scatta verso il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Buon lancio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Vidal. Palla che va a finire in calcio d'angolo. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Quadrado. Cerca il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Può andare. Ecco Beckham. C'è il tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Cristiano Ronaldo. Tiro. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Totti dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Tevez. Dybala con una buona possibilità. Tevez. Filtra la palla in profondità. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. L'estremo difensore la calcia lunga. Occasione per il contropiede. Cerca spazio. Da lì può segnare. C'è il retropassaggio. Grande occasione. Attenzione al tiro. E sì, trova la rete. Ora doppio vantaggio per loro. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. A questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Cristiano Ronaldo. Maldini. Beckham va a raccogliere il passaggio. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Totti!
Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Pallone in profondo, chance per indice di no. Colpisce il pallone. E l'altro gol. Proprio lo scarica, ha trovato un gol pesantissimo. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Bugliazchi, Dybala, Nedved, un sacco alle spalle del portiere. È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. Mettono il sigillo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. È stata una grande vittoria. Hanno dimostrato forza, hanno dimostrato compattezza e grande spirito di squadra. Adesso dovranno raccogliere energie per la finale. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Grande vittoria in una partita importantissima che dà l'accesso alla finale. Adesso è rimasto l'ultimo passo, quello più difficile. Ma arrivati a questo punto, credo che vogliano centrarlo. È finito il tempo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Ricambio ringraziamenti.